Salve a tutti amici e bentrovati. Una profonda depressione si sta formando sull'Italia e condizionerà il tempo delle prossime 24-48 ore. Ci sono buone notizie invece per quanto riguarda il fine settimana, perché tra sabato e domenica questa depressione tenderà ad attenuarsi e lascerà spazio a una situazione meteorologica un po' più tranquilla. Nel futuro prossimo, tuttavia, non si vede un ritorno deciso da parte dell'alta pressione, dunque il tempo potrebbe rimanere tranquillo magari i primi 3-4 giorni della prossima settimana e poi i peggioramenti potrebbero di nuovo ripresentarsi proprio a causa dell'assenza di una robusta struttura di alta pressione. Intanto attenzione, perché vivremo 24-48 ore di tempo molto instabile un po' su tutta l'Italia, dunque ombrelli a portata di mano, perché ci sarà il rischio elevato di piogge temporali, tornerà a cadere ovviamente la neve sulle Alpi, anche sull'Appennino centro-settentrionale. È una situazione che dovrebbe comunque penalizzare, per quello che riguarda il nord, soprattutto i settori un pochino più a sud del fiume Po, Alpi, Prealpi, potrebbero essere sì interessati da fenomeni ma non particolarmente importanti. Per quello che riguarda le temperature, ovviamente c'è da attendersi un nuovo e generale calo, specialmente nei valori massimi. E poi, come abbiamo detto, le 24-48 ore successive gradualmente il tempo comincerà a migliorare a partire dal nord e in sequenza poi migliorerà anche al centro-sud, una situazione meteorologica che tornerà un pochino più tranquilla e anche le temperature torneranno ad aumentare un po' su tutto il paese. Per adesso è tutto amici, a più tardi.